Bene, iniziamo il corso di quest'anno con un veloce, per quanto possibile, ripasso su uno strumento fondamentale che useremo praticamente in tutte le salse, quindi molto molto spesso, che sono le disequazioni di secondo grado. Le vedremo oggi, ripeteremo entrambi i metodi di soluzione, quello analitico, basato sulla scomposizione in fattori, e quello grafico, utilizzando la parabola. Poi voi potete utilizzare quello che preferite, indifferente, okay? Se ci trova meglio con uno, ci trova meglio con l'altro, non c'è problema. Allora, immaginiamo di dover risolvere un esercizio. Per esempio, qui, x alla seconda più 2x meno 3 maggiore di 0. Questo è un esempio tipico di disequazione di secondo grado in forma normale. Cioè abbiamo già un trinomio di secondo grado a sinistra, posto per esempio maggiore di 0. Ok? In cosa consiste il metodo algebrico? Il metodo algebrico è essenzialmente legato al fatto che è possibile, in determinate condizioni, adesso vediamo quali, scomporre il trinomio in fattori di primo grado e studiarne il segno di ogni fattore. La prima cosa che facciamo è andiamo a riconoscere il valore dei coefficienti del trinomio, perché questo possiamo sempre intenderlo come, cioè, un'espressione del tipo ax alla seconda più bx più c, in questo caso maggiore di 0, e quindi andiamo a identificare i valori a, b e c dei coefficienti che fanno al caso nostro. Quindi a, che è il numero che moltiplica x alla seconda, qui non essendoci niente, vale 1. B, che è il coefficiente di x, vale più 2, e C, che è il coefficiente in teoria di x alla 0, detto anche termine noto, cioè non moltiplica la x, è meno 3. La prima cosa che facciamo, andiamo a vedere se questo trinomio ha soluzioni, cioè ci sono numeri reali che messi al posto della x lo annullano. Quindi, per prima cosa, andiamo a calcolare il discriminante, il delta, che è la grandezza che distingue o discrimina meglio la situazione in cui abbiamo soluzioni da quelle in cui non ne abbiamo. Okay? Quindi qui basta sostituire il valore di A, B e C, quindi B è 2, la seconda fa 4, meno 4AC, quindi meno 4 per 1 per meno 3, abbiamo quindi meno 4 per meno 4 per 1 per meno 3, totale 16. Il delta è positivo, questo significa, fatemelo sottolineare, questo è maggiore di 0. Quindi esistono le soluzioni dell'equazione associata x1 e x2 e sono tra di loro distinte. Se il delta fosse stato uguale a 0, le due soluzioni sarebbero state identiche, cioè x1 sarebbe stato uguale a x2, se era negativo non ci sarebbero state soluzioni, non esistevano né x1 né x2. Ok? Vado un po' veloce perché sono cose che sicuramente conoscete già, però se c'è qualche dubbio mi fermate e me lo dite. D'accordo? Trovato il delta, andiamo a determinare quali sono i due numeri che annullano il trinomio, utilizzando la solita relazione meno b più o meno radice di delta diviso 2a. Meno b, b essendo 2, meno b è meno 2, il delta è 16, quindi radice di delta è 4, diviso 2a, a vale 1, quindi 2a vale 2. Quindi abbiamo meno 4, scusate, meno 2 più 4 che fa 2, diviso 2 che dà 1, meno 2 meno 4 che fa meno 6, diviso 2 fa meno 3. Ok? Utilizzando questi due numeri, l'1 e il meno 3, possiamo scomporre il trinomio, prego. Certo. Utilizzando i due numeri così determinati, possiamo utilizzare una tecnica di scomposizione del trinomio di secondo grado, che è scritta qui sotto. Fatemela incorniciare perché è fondamentale. Eccola qua. Ovviamente, lo ripeto, ma insomma, va da sé, questa tecnica è applicabile solo se il delta è positivo, cioè non negativo, perché se il delta è negativo non ci sono x1 e x2, poi vediamo cosa succede in quel caso. Quindi posso sostituire ax alla seconda più bx più c l'espressione a, cioè il coefficiente di x alla seconda, moltiplicato per un termine di primo grado, quindi x meno la prima delle due soluzioni, e ancora moltiplicato per x meno la seconda delle due soluzioni, indifferente quali prendo per prima e quali prendo per seconda. Basta che ci siano tutti e due. Quindi nel nostro caso abbiamo visto che a vale 1, x1
è meno 3, di solito la x1 è quella più a sinistra, quella più inferiore, x2 è 1, quindi ho 1 per x più 3 per x meno 1. Ok? Ne abbiamo scomposto in fattori il trinomio. Questo cosa mi serve? Beh, significa che se vale questa espressione per qualunque x, allora la mia disequazione x alla seconda più 2x meno 3 maggiore di 0 posso scriverla come la stessa sostituendo al posto del trinomio la sua scomposizione. Quindi al posto di quello che ho a sinistra scrivo 1, posso anche tralasciarlo, x più 3 per x meno 1 maggiore di 0. Prego? Ma Sì? la soluzione è generale, cioè vale per Vale qualsiasi tutte le situazione. volte che ho un delta positivo o nullo. Cioè, fatemelo scrivere, allora, facciamo così. Questa eguaglianza è condizionata dal delta che sia maggiore o uguale a 0. Se il delta è negativo, non lo posso fare perché? Perché non esistono né x1 né x2. E vale, anche questo è importante dirlo, questa vale qualunque sia x. Qualunque sia x, questa espressione, quella a sinistra, ha lo stesso valore di quella di destra, se il delta non è negativo. Questo è importante che sia chiaro. Se è uguale a 0, si può fare lo stesso, e in quel caso questa espressione è identica a questa, perché x1 è uguale a x2. Quindi se il delta è nullo, questo trinomio in realtà è multiplo di un quadrato, no? Perché x1, x meno x1 per x meno x2 diventa x meno x1 alla seconda. È ancora più facile in quel caso. Ok? Allora, ripeto, fatto questo, cioè una volta che ho scomposto il trinomio, sostituisco a quanto ho a sinistra, cioè uso, gioco questa carta, uso questa eguaglianza, e quindi a quello che ho a sinistra sostituisco la scomposizione. A non lo metto, uno di solito non si mette. Se fosse invece meno 1 dovrei metterlo, attenzione, perché ha il suo segno. Dopo vediamo qualche esempio. Diventa x più 3 per x meno 1 maggiore di 0. Ok? Quindi risolvere questa disequazione, fatemelo sottolineare, è identico che risolvere questa. Sono equivalenti, cioè hanno tutte e sole le stesse soluzioni. Ok? Perché questa identità, questo nel quadro rosso, vale per qualsiasi x. Non vale solo per alcuni x sì e altri no. Allora, visto che è stato possibile fattorizzare il trinomio, questo mi dà la possibilità di fare un ragionamento molto semplice. Perché? Perché qui ho due grandezze, racchiuse tra parentesi, e mi chiedo, ovviamente il valore di ognuna delle parentesi dipende da x, a priori non è noto. Okay. Risolvere questa disequazione significa determinare per quali valori delle x, per quali valori reali della x, il prodotto da queste due grandezze è maggiore di 0, cioè ha un segno positivo. C'è una legge elementare dell'algebra che dice che se moltiplico due numeri tra di loro, okay, più per più fa più, meno per meno fa più per meno fa meno e via dicendo. Quindi il segno del prodotto dipende dal segno dei fattori. Se due fattori hanno lo stesso segno, il risultato è positivo. Se hanno segni diversi, è negativo. Quindi stabilire per quali valori delle x il segno è positivo può essere ricondotto allo studio del segno di ognuno dei due fattori. Confronto i segni e so che risultato ho, da cui ricostruisco le soluzioni. Questa è la filosofia che c'è sotto. Okay, questo posso farlo perché? Perché ho fattorizzato, se no non potrei. E perché a destra ho 0? Non riusciamo a trovare quale valore di x sia positivo Sì, e dobbiamo andare a sommare quanto è discutere negativo. il segno della prima parentesi e anche il segno della seconda. E poi confrontiamo i segni. Perché? Perché se, ripeto, ho il prodotto di due grandezze, quindi queste sono racchiuse tra parentesi, quindi questo rappresenta un'unica grandezza, questa un'altra, il cui valore dipende da x, se moltiplico questo numero per questo numero, il risultato è positivo solo se le
le due parentesi hanno lo stesso segno, o tutte e due più o tutte e due meno. Però per sapere se hanno lo stesso segno, devo andare a individuare quali sono i segni delle due parentesi al cambiare della x, perché il segno non sarà sempre lo stesso. Giusto? Quindi il passo successivo è individuo i due fattori, il primo x più 3, il secondo x meno 1, e mi chiedo che segno ha questo. Che significa chiedersi che segno ha? Dire, beh, vediamo quando per esempio è positivo o nullo. E risolvo questa disequazione, che è una disequazione elementare, basta spostare il 3 a destra che diventa meno 3. Questa prima riga mi dice, guarda che la parentesi x più 3 è positiva se x è più grande di meno 3. È nulla se x è uguale a meno 3, è negativa se x è più piccolo di meno 3, ovviamente. Lo stesso discorso si fa per la seconda parentesi, x meno 1. Quindi mi chiedo quando è positivo o nullo. Basta spostare meno 1 a destra, la risposta è x meno 1 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1. D'accordo? Detto questo, posso mettere insieme queste due informazioni e andare a analizzare, a individuare il segno di ciascuna parentesi in rapporto al valore della x. E quindi vedere quando, le due quando significa per quale valore della x le due parentesi hanno lo stesso segno e quando hanno segno diverso. Ok? Per far questo si utilizza una tabella che ha questa struttura. C'è una prima riga orizzontale in alto, orientata secondo una freccia, che rappresenta tutti i valori della x, tutti i numeri reali. Che questa retta è la retta reale. I valori della x sono rappresentati, sono punti su questa retta. Prego? Questa tabella mi serve per confrontare i segni delle due parentesi. Quindi in qualche modo li devo rappresentare graficamente, così mi viene più facile individuare la risposta alla disequazione. Su questa retta individuo i valori notevoli che ho appena trovato. Che significa notevoli? Quelli nei quali succede qualcosa. Quali sono? Beh, torniamo un attimo indietro. Il primo valore notevole è meno 3. Perché? Perché in meno 3 la prima parentesi cambia segno. È positiva a destra di meno 3, negativa a sinistra. Quindi questo è un valore importante. Il secondo valore notevole è 1, perché in 1 la seconda parentesi cambia segno. Quindi riporto queste due disequazioni di primo grado nella mia tabella. Scrivo a sinistra il contenuto delle parentesi, quelle che ho ottenuto nella scomposizione, la prima e la seconda. Il primo fattore è x più 3. E riporto i suoi segni in corrispondenza delle varie x. X più 3 è negativo a sinistra di meno 3. Questa zona sono a sinistra di meno 3. Qui x meno 3 è negativo, mentre è positivo a destra. Questa riga, questa qui, non è altro che la rappresentazione simbolica di questa disequazione, cioè del segno di x più 3. Viene riportato qua sotto. Soggetto della frase, x più 3, il suo segno. Negativo dove? A sinistra di meno 3. Queste righe individuano intervalli nell'asse delle x. Questo taglia l'asse delle x in due zone, sinistra di meno 3, destra di meno 3. A sinistra x più 3 è negativo, in meno 3 è nullo, qui c'è un tondino che sta a rappresentare lo 0, e a destra di meno 3 è positivo. Prego, l'abbiamo appena trovato, è scritto qui. X più 3 è positivo, a destra di meno 3. Positivo significa maggiore di 0, capiamoci. Quindi dove è positivo metto un segno più, dove è negativo metto un segno meno. Va da sé. Lo stesso faccio per l'altra parentesi, x meno 1. X meno 1 è negativo a sinistra di 1, quindi se qui c'è l'1, tutto ciò per tutte le x a sinistra metterò in corrispondenza un segno meno, mentre metto un segno più a destra di 1.
E in 1 metto uno 0, un tondino che sta a indicare che x meno 1 in 1 sia nulla. Ok? E dopo confrontiamo i segni. Prego. Come faccio a leggere che x è negativo a sinistra di 3? Allora, devi copiare questa frase. Questa cosa ti dice? Maggiore di 0 significa più. Dove? A destra di 1. Quindi torno sotto. Dov'è l'1? L'1 è qui. In quale regione sono a destra di 1? In questa. Quindi in corrispondenza di questa regione avrò un segno positivo per questa grandezza. Mentre a sinistra avrò un segno negativo. Quindi qui i due valori notevoli, meno 3 e 1, dividono l'intervallo dell'x in tre regioni, a sinistra di meno 3. Questa tra meno 3 e 1, questa è a destra di 1, e in queste tre regioni, intervalli per essere più precisi, i segni delle due parentesi saranno diversi. A sinistra di meno 3, entrambe sono negative. Quindi ho meno per meno che fa più. Tra meno 3 e 1, la prima parentesi x più 3 è positiva, la seconda è negativa, quindi il loro prodotto è negativo. A destra di 1 entrambe sono positive, quindi il loro prodotto è positivo. Il meno 3 è nulla la prima, quindi il risultato è nullo. In 1 è nulla la seconda, il risultato è nullo, perché qualsiasi numero per 0 fa 0. Di conseguenza l'ultima riga, quella qui sotto, mi dice qual è il segno del prodotto x più 3 per x meno 1, che è positivo a sinistra di meno 3. Positivo a destra di 1, negativo tra i due valori e nullo in corrispondenza di meno 3 e di 1. E quindi questo mi aiuta, mi dice immediatamente quali sono le soluzioni, perché la richiesta iniziale è che il mio trinomio sia positivo, maggiore di 0 significa strettamente positivo. Quindi quali sono le soluzioni? Sono quelle dove ho un più. Per cui le x che si trovano a sinistra di meno 3 oppure a destra di 1. Quindi la soluzione sarà x minore di meno 3 oppure x maggiore di 1. Vediamo la stessa. Dimmi. Certo. C'è un'altra cosa che voglio farvi notare appena siete pronti, me lo dite. Esattamente, assolutamente sì. Se avessi avuto meno più meno, le soluzioni sarebbero state x compreso tra meno 3 e 1, cioè meno 3 minore di x minore di 1, nel caso, diciamo, complementare. Ma lo vediamo tra un attimo. C'è una cosa importante che voglio farvi notare. Ok? Posto che abbiamo la nostra disequazione di secondo grado e siamo riusciti a fattorizzarla, ok? Tutto il procedimento dalla fattorizzazione in poi è indipendente da questo simbolo. Questo, quello che c'è qui, cioè che io cerchi le soluzioni dove il prodotto è positivo o negativo, okay, influenzano solo la scelta di dove mettere, per essere proprio terra terra, il tondino verde, cioè le soluzioni. La costruzione della tabella è indipendente dalla richiesta che il trinomio sia positivo o negativo. La procedura è esattamente la stessa. Vado a controllare cosa c'è scritto qui solo a tabella finita. Quello mi serve solo per determinare quali sono gli intervalli di soluzione. Ok? Se qui ci fosse stato minore di 0, anziché maggiore, avrei fatto esattamente le stesse cose. Solo che alla fine della tabella, perché ho finito la tabella, anziché cercare i più, avrei cercato il meno.
avrei detto che le soluzioni sono le x tra meno 3 e 1, questo intervallo qui. Ma la costruzione della tabella è identica, non cambia di una virgola. Prego. È possibile, ma non in una di questo tipo. È possibile nel caso in cui il delta sia negativo e A sia negativo. Tra un attimo lo vediamo. Certo che è possibile. In quel caso, se ho il trinomio sempre negativo e la disequazione mi chiede quando è positivo, come questa, allora la risposta è per nessuna x. Ovviamente. Se fin qui ci siamo, passiamo a vedere per lo stesso esercizio il metodo grafico. Il metodo grafico si basa su un'idea tutto sommato abbastanza semplice. Immaginiamo di avere la stessa disequazione di prima, x alla seconda più 2x meno 3 maggiore di 0. Ok? Disequazione standard o canonica o normale, come si dice, di secondo grado. Il metodo grafico consiste nell'interpretare questa richiesta, questo esercizio, questa espressione, cosa mi chiede? Risolvere questa espressione significa determinare per quali valori della x, cioè che numeri posso mettere al posto della x tra tutti i numeri reali, in modo tale che questa espressione sia maggiore di 0, sia positiva. Io posso interpretare quello che c'è a sinistra in termini di geometria analitica. Cioè questo trinomio, anziché lasciarlo così com'è, lo chiamo Y. Gli do un nome. Y vale x alla seconda più 2x meno 3. E quindi risolvere questa disequazione significa, posto che chiamo Y, x alla seconda più 2x meno 3, mi chiedo quando Y è positivo. Okay, questo tecnicamente è un sistema di secondo grado misto a un'equazione e a una disequazione. Y è x alla seconda più 2x meno 3. E c'è scritto qua sopra. Quindi risolvere questo problema è identicamente uguale a questo, cioè mi dà le stesse soluzioni. Posto che questa grandezza, diciamo così, questa la chiamo y. Allora chiedersi quando x alla seconda più 2x meno 3 è maggiore di 0 è equivalente a chiedersi quando y è maggiore di 0, perché y è esattamente x alla seconda più 2x meno 3. Ok? Perché questo metodo lo chiamo grafico? Perché questa espressione, come tutti avrete sicuramente riconosciuto, è l'espressione in termini di geometria analitica di una parabola. Che posso rappresentarla graficamente come una parabola del tipo y uguale ad ax alla seconda più bx più c. Ok? E quindi risolvere la disequazione significa dire, dato che questa è una parabola, le soluzioni della disequazione saranno quelle per cui, cioè le x per cui, il punto sulla parabola ha un'ordinata positiva, cioè il grafico sta sopra l'asse delle x. Un punto nel piano cartesiano ha due coordinate, la x e la y, che sono legate tra di loro. Ok? La proprietà y maggiore di 0 si traduce graficamente dicendo il punto si trova nel semipiano che sta sopra l'asse delle x, che è quello che ha tutte le y positive. Risolvere la disequazione significa trovare quali sono i punti sulla parabola che stanno sopra l'asse delle x, che hanno ordinata positiva. Però per far questo mi serve fare il grafico della parabola, se no non posso saperlo. Per fare il grafico della nostra parabola, cioè di questa, usiamo le solite tecniche. Si utilizza il delta per sapere se la parabola interseca l'asse delle x. Abbiamo già visto che il delta è 16. Si trovano i punti in cui la parabola interseca l'asse delle x, quindi si risolve in modo come abbiamo fatto prima, si trovano 1 e meno 3. Quindi la parabola interseca l'asse dell'x nei punti meno 3, 0 e b, 1, 0. Ok? È identico a quello di prima. E quindi, per completare il grafico decentemente, trovo anche l'intersezione con l'asse delle x, il punto C, il vertice, nel solito modo. Ricordate,
trovare l'intersezione con gli assi prendo l'equazione della parabola, la metto uguale a 0. Quindi trovo il delta, x1, x2 meno b più o meno radice di delta diviso 2a, che mi dà come prima 1 e meno 3, non cambia niente. E queste sono le ascisse, le x, dei punti dove la parabola taglia l'asse delle x, quelli che hanno ordinata nulla, dato che l'ordinata y è esattamente uguale all'espressione della parabola. Ok, poi trovo il punto in cui la parabola taglia l'asse delle y, basta che do a x il valore di 0 e trovo y uguale a meno 3, quindi la parabola passa per il punto c0 meno 3. Il vertice, meno b su 2a, meno delta su 4a, e viene il punto di coordinate meno 1, meno 4. Dimmi, certo. C maiuscolo a questo punto rappresenta il punto in cui la parabola interseca l'asse delle ordinate, cioè il punto che ha ascissa nulla. Ed è sufficiente tornare all'equazione della parabola e mettere x uguale a 0. Questo va a 0, resta meno 3. Quindi se x è 0, y è meno 3. In ogni caso, per trovare il punto C, io devo mettere x Sì, uguale a 0. certo. Mentre i due punti A e B ci sono, esistono solo se il delta è positivo o nullo, il punto C esiste sempre. Se il delta è negativo, la parabola non taglia l'asse delle x. E o è tutta sopra o è tutta sotto. Ok? Il vertice si trova, ripeto, nella molto che abbiamo visto prima. Poi c'è il punto simmetrico C', simmetrico di C rispetto all'asse, che ha ascissa meno B su A e ordinata C, quindi è meno 2 diviso e meno 3. Ancora un poco. Okay. Ditemi se posso andare avanti. Adesso abbiamo i 5 punti notevoli della parabola: il vertice, A e B, punti di intersezione con l'asse delle x, C e C', punti, uno di intersezione con l'asse delle y e l'altro suo simmetrico. Okay. E possiamo rappresentarli sul piano cartesiano. Questo è il punto B, questo è il punto A, meno 3, 0, meno 1, 0, il vertice C e C'. E questo è il grafico in verde, è il grafico della parabola. Sotto c'è il vertice, questo è C, punto di intersezione con l'asse delle x, qui c'è il punto C', non l'ho segnato, ma è lì. Quello più a sinistra è A, meno 3, 0, quello più a destra è B, 1, 0. Forse potremmo anche riportarli qui, fatemelo riscrivere. Abbiamo A, meno 3, 0, B, 1, 0, C, 0, meno 3, C', meno 2, meno 3, e il vertice V che sta in meno 1, meno 4, se non ricordo male. Fatto questo, è sufficiente esaminare il grafico della parabola. Qui ho messo due barre verticali in giallo che dividono tutto il piano cartesiano in tre fasce: quella a sinistra di meno 3, quella tra meno 3 e 1 e quella a destra di 1. Allora, a sinistra di meno 3, la parabola si trova sopra l'asse delle x. Per tutti i punti a sinistra di meno 3, la corrispondente y è superiore a meno 3. Quindi questa regione della parabola verifica la richiesta y maggiore di 0. Quindi sono soluzioni tutti i punti, tutti i valori delle x a sinistra di meno 3. Lo stesso vale per i punti a destra di 1. Tutte le x a destra di 1 hanno un'ordinata y più grande di 0, questo ramo di parabola è sopra l'asse delle x. Quindi questi due tratti, questo e questo, sono quelli che stavamo cercando.
Qual è la x di questi due tratti? Le loro x sono quelle a sinistra di meno 3 e quelle a destra di 1. Quindi le due soluzioni sono x più piccolo di meno 3 oppure x maggiore di 1. Quindi le soluzioni sono identiche a quelle trovate prima. Invece, nella regione tra meno 3 e 1, la parabola sta sotto l'asse delle x, quindi qui la y è negativa. Qui possiamo segnarlo anche in modo più esplicito. Qui la y ha un segno meno, perché è sotto l'asse delle x. Qui invece la y ha un segno più, perché è sopra l'asse delle x. E quindi sono queste che sono soluzioni, perché noi siamo interessati alle regioni nelle quali la parabola si trova sopra l'asse delle x. Se la nostra disequazione fosse stata x alla seconda più 2x meno 3 minore di 0, avremmo preso questo intervallo come soluzione, cioè quello tra meno 3 e 1. Tutto chiaro? Certo. Vediamo un altro esempio. Vi avete anche indicato il numero, questo qui era, vediamo se, torniamo un attimo all'inizio, era l'esercizio 85 a pagina 193 del volume 3, ok? Che mi auguro abbiate ancora. Allora. Certo. Una volta che hai sotto mano il grafico, okay, siccome torniamo al sistema di partenza, questo qua, eccolo, questo. Allora, adesso abbiamo il grafico davanti al naso e ci chiediamo quando è che y è maggiore, cioè per quali punti y è maggiore di 0? Se vado a vedere il grafico, mi accorgo subito che il grafico della parabola è questo qui in verde. La y della parabola è positiva in questa parte e in questa, perché lo 0 della y è l'asse delle x. Questa retta, questa qui, l'asse delle x, è la retta con y nullo. Quindi tutto ciò che è sopra l'asse delle x ha una y positiva, tutto ciò che è sotto l'asse delle x ha una y negativa. Quindi, siccome la nostra incognita è la x, noi dobbiamo dare soluzioni in x, ci chiediamo per quali x l'ordinata, la y della parabola è sopra lo 0? Risposta, per questa parte e questa parte, cioè se x è più piccolo di meno 3 o più grande di 1. Tutto chiaro? Proviamo a fare un altro esercizio. Questo è il 92. È molto simile al precedente, tranne che per una cosa. Immaginiamo di avere a che fare con questa disequazione. X alla seconda più 2x più 4 minore di 0. Stavolta ho un minore. Ok? Cominciamo col metodo analitico. A vale 1, B vale 2, C vale 4. Calcoliamo il delta. B la seconda, che è 4, meno 4AC, quindi meno 4 per 1 per ancora più 4, che fa meno 16, quindi 4 meno 16 che fa meno 12 è negativo. Quindi non posso scomporre il trinomio in fattori, perché non esistono né x1 né x2. La scomposizione non è effettuabile. Cioè non troverò mai due
parentesi, ok, che moltiplicate tra di loro mi danno questa espressione qui, perché non ci sono né x1 né x2, o meglio, non sono numeri reali, ok? Quindi con delta negativo non posso scomporre il trinomio. In questo caso le cose sono ancora più semplici, perché quando il trinomio non è scomponibile, perché? Perché non ci sono né x1 né x2, significa che il trinomio non cambia mai segno. Perché x1 e x2 sono i punti, i numeri della x in cui il trinomio di secondo grado cambia di segno. Ok? Se non cambia mai segno significa che o è sempre positivo o è sempre negativo. Da cosa lo deduco? Dal segno di A. Il segno del trinomio è dato dal segno del coefficiente della x di grado più alto, che è A, che è 1. Quindi se A è 1, questo trinomio è positivo qualunque sia la x. Non importa quale valore do a x. Il valore di quell'espressione sarà sempre positivo, dato che A è più 1 è positivo. Se questo è vero, allora chiedersi per quale x alla seconda più di x più 4 è negativo, ha la risposta nessuna. Perché? Perché quello che ho a sinistra è sempre maggiore di 0, non è mai minore. E quindi questa disequazione non ha soluzione. Non troverò mai un valore da mettere al posto della x che faccia sì che x alla seconda più 2x più 4 sia negativo. Avrò sempre un segno più. Quindi questa disequazione è priva di soluzioni. È una disequazione impossibile. Non ha soluzione. Viceversa, se avessi avuto x alla seconda più 2x più 4 maggiore di 0, quella sarebbe stata risolta da qualunque x. No, dipende, perché se A avesse avuto un segno negativo, allora questo trinomio sarebbe stato sempre negativo. Dipende dal segno di A. No, se A è negativo, il delta è negativo, chiedersi quando il trinomio è negativo significa per qualsiasi x. Perché A è negativo. Se il delta è negativo, il trinomio ha sempre il segno di A. Dopo vado a vedere cosa c'è scritto in questo punto e deduco se la disequazione è sempre risolta o non è mai risolta. Ok? Forse è più visivo in questo caso il metodo grafico. Anche in questo caso identifichiamo x alla seconda più 2x più 4 con la y, costruiamo il grafico e dopo andiamo a risolvere il segno della y. E qui si fa il delta, si trovano i punti di intersezione con l'asse dell'x che non ci sono perché il delta è negativo, si trovano i punti di intersezione con l'asse delle y, il vertice, il suo simmetrico di C, e viene un grafico di questo tipo. Vedete che il grafico della parabola è tutto sopra l'asse delle x, non interseca l'asse delle x perché il delta è negativo. Siccome la parabola è tutta sopra l'asse delle x, la y è sempre positiva. Y è positiva qualunque sia x. Qualunque x io scelga, il corrispondente punto sulla parabola non è mai sotto l'asse delle x, è sempre sopra. Quindi chiedersi quando è y è negativo, la risposta è mai. Perché la disequazione originale mi chiede quando è che y è negativo? Risposta, se guardo il grafico, per nessuna x, perché è sempre sopra. Se la parabola fosse stata tutta sotto l'asse delle x, la risposta sarebbe stata y è negativo per qualsiasi x. Certo. Dopo chiudiamo perché sta per suonare. Ancora un po', certo. Prego. Sono domande? Tra poco suono, mi fermo qui. Tutto chiaro? Bene. Provate a rifare questi esercizi, se avete difficoltà mi dite.